Grazie ai moderatori. Sì, il titolo veramente, quando ce lo siamo dati, io e il dottor Costa, pensavamo fosse un po' più semplice da presentarlo, perché vedrete com'è complessa la situazione. Io ho anche un po' guardato intorno cosa dicono le persone in generale di questo argomento. Di solito quando uno parla delle intolleranze alimentari, parla circa del 75% delle allergie, poi parla per l'altro 20% stroncando i test di diagnostica non convenzionale e poi per il 5% accenna vagamente a delle intolleranze alimentari. Io, siccome non le ho capite molto bene, ho cercato di approfondire le intolleranze alimentari, quindi con tutto quello che si può, io provo insomma, perché è un argomento veramente complesso. E innanzitutto molti usano dei termini, ma poi non si capisce che differenza ci sia fra questi termini, allergia, intolleranza. Ma per esempio, essere tolleranti a un cibo è il contrario di essere intolleranti? Vi dimostrerò che non è così. Oppure uno stesso alimento può dare intolleranza e anche allergia, lo sapete. Tutti dicono il latte, è chiaro, c'è l'intolleranza al lattosio e l'allergia alle proteine del latte. Ma anche il pomodoro può dare un'intolleranza e un'allergia. E allora, allora è un po' problema. Addirittura uno può avere un'allergia o un'intolleranza a seconda di come lo stesso alimento viene presentato. Per cui vi do una definizione che non è mia e che vedrete, nella quale non mi trovo neanche molto bene, perché questa è internazionale. L'allergia alimentare è l'effetto negativo sulla salute legato a una risposta immune specifica che avviene in modo riproducibile all'esposizione a un certo cibo. Di fatto non è così, perché ci sono delle persone che lo stesso cibo un giorno gli fa male e un giorno non gli fa male e hanno un'allergia a quel cibo. Se voi avete una sindrome orale allergica, uno può avere un'allergia a una mela, poniamo, che è cruda e può non avere un'allergia a una mela che è cotta. Quindi non è neanche vero questo, perché uno non è neanche riproducibile, perché se fosse riproducibile vuol dire che tutte le volte che mangio una cosa io ho un disturbo. Ma non è così. E allora andiamo a vedere anche cos'è il cibo. Vedete, c'è tutta la definizione. Naturalmente sono esclusi i cosmetici, per cui se uno avesse uno shock anafilattico da ingestione di rossetto, evidentemente non è un cibo questo. Ma per esempio il termine tolleranza, tutti potrebbero pensare è il contrario di intolleranza, no? Quello di cui devo parlare. Invece no, secondo gli allergologi uno diventa tollerante a un cibo al quale prima era allergico. Vedete com'è complicata la cosa? Quindi allora, secondo gli allergologi, uno diventa tollerante se ha fatto una terapia desensibilizzante nei confronti di un'allergia, per cui è in grado di assumere un cibo nei confronti del quale prima era allergico. Allora l'allergia, l'intolleranza e la tolleranza non sono uno al contrario dell'altro. Vi capite che la cosa è veramente complessa? E di fatto vi dirò che non esiste in letteratura una definizione di intolleranza. Adesso vi farò vedere anche il perché. Per cui tutti quelli che si scagliano a favore o contro determinate cose di fatto discutono del nulla. Perché vi farò vedere, esiste la definizione di allergia e tutto quello che non è allergia viene classificato intolleranza. Ma probabilmente non tutto quello che non è allergia è intolleranza. Adesso ne parliamo fra un attimo. Poi ci sono anche gli integralisti, questo è un articolo uscito sul British Medical Journal, che noi consideriamo assieme a Lancet e al New England Journal of Medicine le nostre bibbie internistiche, in cui chiamano la food intolerance bad medicine, cioè chi si occupa di intolleranze alimentari fa cattiva medicina, e lo dicono a proposito della gluten sensitivity. Guardate un po' che cose strane, no? Di cui parlerò alla fine. Cioè qua dicono la gluten sensitivity, io non ho una posizione sfumata su questo argomento, dicono che comunque non è un'entità provata e quindi chi si dedica a questa cosa fa cattiva medicina. Guardate come sono severi nelle osservazioni. La intolleranza al cibo è guidata dal profitto e da forze di mercato, non da forze mediche, e questo è sempre cattiva medicina. Allora, voi capite che siamo in un ambito, e qua rischiamo addirittura di essere incriminati dall'ordine dei medici, e il dottor Rioppi poi ci giudicherà magari anche male. Allora andiamo a vedere un attimo
cosa succede? Io ho fatto una ricerca su PubMed e sono andato a vedere, ma allora di queste intolleranze chi è che si occupa? Nessuno. Questo è il grafico dal 2005 al 2014, sopra ci sono le voci PubMed dedicate all'allergia e sotto quella food intolerance. Vedete che in letteratura internazionale si producono meno di 30 lavori all'anno su questo argomento, quindi non solo non sappiamo nulla, ma non si studia neanche nulla. E la stessa cosa succede, questa è una funzione che vi invito a usare, si chiama Google Trends, è una funzione che permette di vedere quante ricerche su una certa voce si sono fatte nel mondo mettendo dentro una certa parola d'ordine. Quella sopra è allergie alimentari, quella blu, quella sotto è intolleranza. Quindi vedete, anche in Google Trends tutti cercano le allergie, ma di fatto noi non sappiamo quante sono le intolleranze alimentari, ma sicuramente sono più delle allergie. Tanto per dare un numero, dei nostri ragazzi quando vanno a scuola, il 10-15% ha un certificato fatto da un medico che dice che sono allergici, intolleranti a qualcosa. Di questi, circa il 2-3% è realmente allergici. Gli altri sono o intolleranti o non sono niente, nel senso che molto spesso il medico viene forzato a fare un certificato sulla base di quello che la mamma dice. Ma è ovvio, no? Se viene una mamma in ambulatorio e mi dice mio figlio se mangia la bicocca mal di pancia, cosa deve fare un medico? Scriverà che di non dargli la bicocca a scuola. Quindi la situazione è veramente molto complessa e allora andando alle classificazioni, e serve per me non per voi perché sennò faccio come tutti quelli che dicono che le diapositive non si leggono, questo è il termine che viene preso in considerazione a livello internazionale, si chiama adverse food reaction, cioè reazione avversa da cibo. Quella che è in rosso è la parte di cui vi parlo io e sono le intolleranze, e quella che non è cerchiata in rosso invece sono le vere e proprie allergie. O meglio, quelle che vengono chiamate reazioni avverse al cibo immunomediate. Se voi guardate, questo non è forse anche un pointer, qua tra le reazioni immunomediate c'è anche la celiachia, che quando ho studiato io era classicamente un'intolleranza, quindi ha cambiato pannello. Allora diciamo anche i nomi, attualmente la celiachia è considerata una malattia infiammatoria a meccanismo immunomediato. Quando io ho studiato, e anche il dottor Costa credo, la celiachia era tipicamente un'intolleranza alimentare, quindi non aveva un meccanismo immunoallergico, tant'è vero che per fare la diagnosi facciamo degli autoanticorpi. Quindi di fatto veramente ci siamo. Dov'è la gluten sensitivity? Probabilmente è qua dentro, ma ne parliamo fra un attimo. Allora io vi devo parlare di questo argomento che sono le reazioni avverse da cibo non immunomediate, che sono metaboliche, farmacologiche, tossiche e poi idiopatiche. Le passo in rassegna molto rapidamente perché appunto poi con la gluten sensitivity volevo finire. Spero di stare nei tempi. Allora, quelle da causa farmacologica sono legate al fatto che all'interno dei cibi ci sia una componente che ha in qualche modo un effetto farmacologico. Molto rapidamente, i salicilati, per esempio, sono molto frequenti negli alimenti che vedete nella colonna in mezzo e quindi danno luogo alla stimolazione del mast cell a produrre e a liberare dei metaboliti tipo leucotrieni. Quello che mi interessa in modo particolare sono queste le amine che sono contenute, come voi sapete, in vino, birra, formaggi fermentati e che sostanzialmente quando questa istamina che viene liberata non viene rapidamente metabolizzata, l'istamina, così come dà luogo all'asma, quindi una broncocostrizione, dà luogo sostanzialmente a una contrazione dei muscoli e quindi tutta una serie di cose. Un'altra causa è il glutamato, che voi sapete è contenuto particolarmente nei dadi, ma c'è anche nel pomodoro e nel formaggio, e molte delle intolleranze al pomodoro sono legate al glutamato e non tanto a una situazione allergica. Poi c'è la caffeina, ma corro perché queste sono, per esempio, situazioni molto più frequenti e anche molto più studiate, probabilmente. Quella sul lattosio se ne dicono di tutti i colori, non entro nella polemica se il latte sia un alimento più o meno buono, anche se io naturalmente ho una mia idea, e la mia idea è sostanzialmente favorevole nei confronti del latte, ma insomma, non sto lì a...
Il lattosio fondamentalmente ha bisogno, per essere scisso nei suoi componenti, di un enzima che si chiama lattasi. Questa lattasi è un enzima monogenico, cioè un unico gene che lo produce, è un enzima che ha una condizione autosomica dominante, e questa persistenza di questo gene ha una chiara distribuzione a seconda che quella popolazione utilizzi o meno latte di mucca di solito. Quindi c'è tutta una distribuzione a livello mondiale. Volevo farvi notare che la quantità, la soglia della tolleranza al lattosio è estremamente individuale e è legata alla quantità di latte che viene consumato, alla presenza nel tubo digerente di altri componenti dietetici, alla consistenza del latte, per cui c'è qualcuno che per esempio il latte liquido non gli crea problemi o viceversa, e lo yogurt invece sì o viceversa molto spesso, alla temperatura alla quale viene consumato, al quantitativo di espressione di lattasi residua che è molto difficile determinare, e poi c'è anche la solita cosa del microbiota che ormai non cambia, non può mancare mai, per cui ci mettiamo anche quella. Vi faccio notare che in letteratura si ritiene che anche persone con poca lattasi, frazionando nella giornata, possono assumere 12-15 grammi di lattosio. Allora, se il lattosio è contenuto in 4 grammi per 100 ml di latte, vuol dire che, secondo la letteratura, chi ha una intolleranza parziale al lattosio potrebbe nella giornata assumere 200-300 cc di latte. E allora domando, quelli che al bar dicono non bevo il caffè macchiato perché non lo digerisco e che quindi assumono circa 10, forse meno, cc di latte nel loro caffè, hanno veramente un'intolleranza al lattosio? O non è come mia madre che dopo le 4 non beve il caffè perché non dorme e io di sera prima di andare a dormire l'ho bevuto, ho dormito benissimo? Non lo so, ne parliamo magari dopo. Il fruttosio, anche qua. Il fruttosio è una situazione molto particolare, è lo zucchero contenuto nella frutta, c'è un trasporto intestinale che avviene tramite un trasportatore che si chiama GLUT e un numero successivo che porta sia fruttosio che glucosio. Anche qua ci sono delle persone che non tollerano una certa dose di fruttosio, ma le stesse persone che non tollerano 50 grammi di fruttosio tollerano molto bene i 25. Quindi probabilmente le persone che non lo tollerano, il consiglio da dare è quello di frazionare l'assunzione di fruttosio. I fruttani sono dei componenti che DP vuol dire degree of polymerization, cioè vuol dire il numero di inuline che sostanzialmente comprendono, e anche questo, vedete, sono delle sostanze che possono dare anche loro dell'intolleranza. Questa è la componente chimica, ma non ho tempo di analizzare questo. Ci sono i galatto oligosaccaridi che per certi aspetti sono molto simili ai frutto oligosaccaridi, solo che naturalmente c'è un galattosio in mezzo. I polioli, queste sono altre sostanze che sono conosciute per avere un certo grado di intolleranza alimentare, e molto semplicemente voi lo vedete perché trovate qualcuno che utilizza le banali gomme da masticare anticarie che in qualcuno danno della diarrea e in qualcuno no. Quella persona che assumendo 2-3 gomme da masticare con lo xilitolo evidentemente è una persona che ha una intolleranza a un poliolo, perché dice no, ci sono persone che ne mangiano scatole e non hanno nessun problema. Poi c'è questa che va moltissimo di moda, e proprio perché va moltissimo di moda non ne vorrei parlare, nel senso che si è scoperto, o meglio, si è ricostruita tutta una categoria di prodotti che vengono chiamati con un acronimo FODMAP, che sono sostanzialmente dei carboidrati a corta catena che pare abbiano una grossissima attitudine alla fermentazione, e questa attitudine alla fermentazione viene molto sgradita, molto poco tollerata dalle persone che hanno una sindrome colon irritabile. Per cui c'è un approccio dietologico volto a togliere in parte del tutto questi FODMAP nelle persone che hanno la sindrome colon irritabile. Su questo mi fermo un attimo. La sindrome sgombroide, questa è un'intolleranza, ma di fatto è un vero avvelenamento, quindi ci può essere un'intolleranza e un avvelenamento, si può morire di sindrome sgombroide. La sindrome sgombroide è quella classica che trovate al matrimonio, in cui si fa il matrimonio di pesce e
10 vanno in rianimazione e 50 vengono ricoverati in medicina. Sono le situazioni nelle quali si assume del pesce avariato, mancano due minuti ma magari le chiedo ai moderatori se mi dai ancora uno in più, e per cui è del pesce che non è stato conservato secondo la catena del freddo, contiene un quantitativo di istamina fortissimo. Questa istamina resta nel cibo, questa istamina non è sensibile alla cottura, per cui di fatto queste persone hanno un avvelenamento da istamina che molte volte purtroppo porta le persone in rianimazione con dei quadri estremamente gravi. Vado in fretta perché vi dico solo questo, che è poi dimostrato che ci sono delle persone in cui noi non siamo in grado di trovare assolutamente niente, ma che tuttavia hanno delle situazioni particolari per cui tollerano male dei alimenti. E queste sono le persone che hanno la sindrome colon irritabile, queste sono le intolleranze vere o comunque riferite che loro hanno nei confronti di determinati alimenti che ad altre persone non fanno nessun problema. Finisco con il discorso della gluten sensitivity perché un messaggio ve lo volevo dare. Questo è l'ultimo lavoro che è uscito credo 7 giorni fa, è l'ultima revisione sulla gluten sensitivity e mi dispiace che non sia venuta una cosa che volevo, eccola qua, guardate quante revisioni sono state fatte di questo lavoro prima della pubblicazione, sono credo 8 o 9. Cioè una rivista scientifica la quale ha ricevuto una revisione sistematica sulla gluten sensitivity ha ritenuto di mandarlo indietro 9 volte prima di licenziarlo. E questo penso voglia dire qualcosa. E incominciano dicendo la gluten sensitivity è una situazione patologica emergente controversa. Poi e via discorrendo. Allora vado proprio, faccio come quelli che dicono che la diapositiva è poco chiara e quindi non la spiego. E il discorso di fondo della gluten sensitivity, voi sapete che sostanzialmente è una situazione in cui la celiachia non è stata provata, o meglio è stata esclusa, e quindi in cui si ipotizza la presenza di una malattia da glutine. Allora, in questa situazione, evidentemente, acquisisce un'importanza fondamentale quello che noi, per la diagnosi di celiachia, non facciamo quasi mai, cioè il test genetico. Voi sapete che il test genetico non serve per fare la diagnosi di celiachia, ma per escluderla. Allora, a cosa ci serve fare la diagnosi di celiachia e il test genetico? A poco. Ci serve per escludere che ci sia. E siccome la gluten sensitivity è una forma che presuppone l'esclusione, lì ci servirà il test genetico. Peccato che costi 800 euro a test. E ciò nonostante, noi, non tutte le persone, e comunque diciamo con quello noi esclusiamo la presenza di celiachia, poi dobbiamo fare tutto un altro discorso. Vado molto rapidamente, perché secondo me ho finito. Una diapositiva mi è saltata. Chiudo. Vado direttamente alle conclusioni. Questi sono tutti i vari conservanti che vengono utilizzati. Vedete che hanno conservanti, coloranti, antiossidanti, correttori di acidità, addensanti. Vado direttamente alle conclusioni e quindi dico che le intolleranze alimentari rappresentano una questione numericamente, anche se forse non clinicamente, molto più importante di quella delle allergie alimentari. Questo le persone pare lo capiscano molto bene, ma forse noi medici, gli scienziati, i ricercatori no, perché non dedicano ricerca a questa materia. Mi sembra che ci sia più, o ci sia stata fino adesso, più la preoccupazione a dire che cosa non sono le intolleranze alimentari che a dire che cosa sono in senso positivo. C'è sicuramente molto da fare per noi in questo campo. In definitiva, il campo dell'intolleranza è un campo veramente fertile da arare per noi. Ma ci vuole una schiera di dietologi, dietiste competenti, attenti, ma soprattutto pazienti. E la considerazione è di chiederci se noi abbiamo veramente queste tre doti. Sì,